Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sì, questo è un vlog. Volevo solamente introdurre i filmati che state per vedere perché, come dire, non seguono propriamente un filo temporale. In sostanza, nel vlog di oggi vedrete due momenti. Il primo momento è ambientato nel centro di Roma. Siccome sono dovuta andare in centro per un appuntamento, ho deciso di registrare una cosa che avevo in mente da un po' di tempo, ovvero una sorta di mini tour, mini giro, delle statue parlanti al centro di Roma. Che cosa sono le statue parlanti? Lo scoprirete tra due secondi. Sta registrando? Sì. Allora, buon pomeriggio, perché ormai sono quasi le 3. Sono appena scesa dall'autobus e come vedete alle mie spalle c'è l'altare della patria. In questo momento Piazza Venezia è un po' caotica perché c'è il cantiere aperto della linea C della metropolitana. Ma comunque, allora, oggi sono in centro perché ho un appuntamento tra 20 minuti, però ho 20 minuti da passare. Come passiamo questi 20 minuti? Li passiamo facendo un giro particolare, cioè voglio portarvi a vedere le statue parlanti di Roma. Nel periodo del Rinascimento, le statue parlanti venivano usate dai romani per criticare i governanti dell'epoca in modo anonimo. Come lo facevano? Attaccando i loro messaggi satirici a queste statue. E da questo deriva il loro appellativo parlanti, perché appunto erano portatrici di questi messaggi, come se parlassero al posto dei cittadini. Oggi è possibile vederne 6, ma probabilmente erano molte di più all'epoca. Allora, sono tutte sparse per il centro storico, però non riusciamo a vederle tutte oggi, ne vedremo solamente 3. E la prima di cui voglio parlarvi e che voglio farvi vedere è quella più importante, non perché si chiama come me, ma perché secondo me è la più bella. E viene spesso ignorata perché si trova lì, in quell'angolo, e le persone non ci fanno caso quando hai tutto questo da osservare e da ammirare. Madama Lucrezia è un busto di 3 metri d'altezza che, secondo la tradizione, raffigura la nobildonna Lucrezia da Lagno. Non si hanno notizie riguardanti la sua datazione né il suo ritrovamento. Adesso andiamo a vedere la seconda statua parlante. Stavo osservando il cielo. Ci sono delle nuvole minacciose. In video non sembra perché è molto luminoso, però ci sono dei nuvoloni grigi all'orizzonte. Sì, così si vede. Per fortuna ho come l'ombrello qui dentro, quindi sono a posto. E questa qui è la statua di Pasquino, che è la più famosa delle statue parlanti di Roma. La statua di Pasquino è un frammento di un'opera in stile ellenistico che forse raffigura un guerriero greco. È la statua parlante più famosa, tanto da dare il proprio nome ai messaggi satirici. Infatti questi ultimi sono anche conosciuti come pasquinate. Il nostro percorso continua e andiamo alla Fontana del Facchino, che è un'altra statua parlante. E niente, oggi ho pensato di proporvi questo giro un po' turistico, ma senz'altro alternativo, per scoprire magari dei luoghi che non conoscete, dove non siete mai stati, ma soprattutto per concentrarsi sui dettagli di cui è piena Roma, perché se ci si ferma ad osservare in qualsiasi strada del centro storico c'è qualcosa di nuovo che si può notare. E quindi questa mia proposta di andare in giro a cercare le statue parlanti è in quest'ottica di soffermarsi sui dettagli, magari anche nei posti più noti vedere cose che non si sono viste prima, su cui l'occhio non cade solitamente.
anche perché poi queste statue, come avete visto, sono sempre negli angoli, sono sempre un po' nascoste, diciamo. E questa qui è la fontana del Facchino, che purtroppo è coperta dalle impalcature. Evidentemente stanno facendo dei lavori di rifacimento delle facciate, della facciata di questo palazzo, quindi c'è l'impalcatura. In questo momento storico Roma è un cantiere aperto, veramente. A Largo Argentina la strada è chiusa, a Piazza Venezia è un po' tutto caotico. È un cantiere aperto perché nel 2025 ci sarà il Giubileo. E quindi quando ci sono questi grandi eventi decidono di fare tutti questi lavori di rifacimento delle strade o di miglioramento dei servizi. E quello che noi speriamo ogni volta, noi romani, è che questi servizi poi vengano mantenuti nel tempo e non vengano promossi solamente nel momento in cui ci sono grandi eventi internazionali come il Giubileo. Chiusa parentesi. Questa è la statua del Facchino e qui c'è Via del Corso, quindi è proprio a ridosso di Via del Corso. Come vedete, quest'uomo tiene una botte da cui esce l'acqua. Infatti rappresenta un acquaricciaro, cioè un uomo che prendeva l'acqua dalle fontane pubbliche e la rivendeva porta a porta. Questo è stato un lavoro molto diffuso a Roma fino alla fine del Cinquecento, quando poi il Papa ripristinò gli acquedotti. E poi il secondo momento di questo vlog è una gita un po' fuori Roma, in due località che si chiamano rispettivamente Sora e Isola del Liri. Distano più o meno un'ora e 20 minuti in macchina da Roma. Sono dei posti che si possono prendere in considerazione per fare una gita fuori porta. Dal mio punto di vista vale molto più la pena visitare Isola del Liri che Sora. A me personalmente è piaciuta di più Isola del Liri. Però fatemi sapere nei commenti quale dei due posti vi piace di più, a giudicare dalle immagini che vi farò vedere. Sora è una cittadina in provincia di Frosinone, principalmente nota per essere la città natale di Vittorio De Sica, famoso regista e attore, uno dei padri del neorealismo e grande protagonista della commedia all'italiana. Nel centro storico c'è un grande murale a lui dedicato e la casa in cui nacque. A pochi chilometri da Sora, sempre in provincia di Frosinone, c'è l'Isola del Liri, cittadina conosciuta soprattutto per la cascata che ne attraversa il centro. Specialità di questa zona sono le ciambelline al vino, che qui chiamano brunelle, nello specifico quelle con il vino rosso. E se seguite il mio canale da un po', vi ricorderete di quando in un vlog ho fatto le ciambelline al vino, che si chiamano mbriachelle, perché appunto sono al vino. Questo è tutto per il vlog di oggi. Ho scelto una modalità diversa per raccontarvi un po' di questi miei due giretti. Ogni vlog è diverso da quello precedente, dipende da come mi gira, da come sono ispirata in quel momento. E niente, spero vi sia piaciuto. Se avete dubbi, domande, commenti, la sezione dei commenti è a vostra disposizione qui sotto. E niente, grazie mille per aver guardato anche questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!